Siamo in collegamento con Micaela Fanelli, capogruppo del PD in Consiglio regionale, autore, scrittrice e relatrice di una legge che chiede l'incompatibilità tra la carica di commissario e quella di governatore, una proposta di legge che ha provocato anche un po' di maretta all'interno del PD. Micaela Fanelli, Ma Fassiola ha detto di non saperne niente. noi vogliamo bloccare Toma. Pensiamo che questo post sia pericolosissimo perché chiude punti e snodi nevralgici, come tu sai bene, da emodinamica al punto nascita, non risolve i problemi dei posti di letto, il problema del territorio che ha bisogno di sanità e crea chiaramente una forte arma in mano a Donato Toma, che è quella di essere commissario decidente. E quindi in una fase elettorale come quella attuale, anche soggetto che utilizza il proprio ruolo per influenzare le scelte elettorali e politiche. Su questo l'istituto dell'incompatibilità, normato dalla Costituzione e dalle leggi nazionali, stabilisce che il legislatore, quindi i consiglieri regionali, ben possano chiedere di dare al soggetto che si trova in questa situazione, e quindi Donato Toma presidente e Donato Toma commissario, l'opzione di scegliere fra le due figure. Questa scelta va fatta entro 10 giorni, velocemente se la legge passa, e elimina il conflitto di interessi. Io credo che su questo siamo tutti d'accordo, nel senso la questione di bloccare Toma e di bloccare questo post sia fondamentale, per quello che ho rivolto un appello a tutti i consiglieri di ogni parte, per essere concordi in un atto che è chiaramente un atto politico, poi anche di sfiducia all'operato di Donato Toma. Però come lo risolvi il problema con il PD all'interno del PD, Micaela Fanelli? Mica abbiamo un problema, abbiamo una discussione da fare, io sono convinta che su questo punto siamo tutti quanti d'accordo. Ecco, lei ha visto che cosa è successo, sicuramente da protagonista. Il PD ha rinviato il congresso a dopo le elezioni. È qualcosa di positivo o negativo per lei? L'ho detto anche al segretario nazionale Letta, come l'ho detto in sede locale, quindi è un'occasione per ribadirlo, lo faccio molto volentieri. Il PD ha bisogno di un grande cambiamento, di poche idee chiare da comunicare in modo preciso agli elettori, di una grande fase nella quale far arrivare aria fresca, persone, elettori, militanti che vogliono partecipare, sia a livello nazionale che a livello locale. Quindi la mia posizione espressa a Letta, che ha deciso di rinviare i congressi locali nelle 4 regioni al voto per motivi operativi e di arrivare a marzo con il congresso nazionale, era di far capire che per noi avere un'occasione di discussione e di rilancio del partito ci aiutava verso le regionali. Hanno deciso diversamente, lo ha deciso a livello nazionale Letta, lo ha confermato qui nella direzione di Halloween dell'altra sera. Una parte del partito, che è quella collegata al segretario regionale, le altre parti, le minoranze e molti componenti non ci sono, non c'erano. Io credo che ora noi dobbiamo rilanciare per fare un'assemblea che stabilisca, se necessario, un coordinamento politico, come io ritengo, che chiedo e credo, perché non fare un congresso significa però non utilizzare correttamente quello che un congresso significa, rilanciare l'unitarietà e la forza di un partito. Io penso che a livello locale ne abbiamo molto bisogno. Andare in assemblea ed approvare il documento che Stefano Buono e Michele Durante hanno sottoscritto con me, anzi ringrazio Stefano Buono che è stato l'autore, per un coordinamento che non lasci in mano una sola parte, è importante. Ne discuteremo in assemblea e quello è il momento cruciale nel quale credo l'unità del partito e non un'unica parte avranno la possibilità di dettare l'agenda politica agli altri partiti, le alleanze, le liste e soprattutto le scelte programmatiche. Lo consideriamo, era un passaggio routinario, quello dell'altra sera, dovuto a una conferma della decisione di Letta. Io credo che il momento vero diventa quello in cui in assemblea, dove ci sono rappresentate tutte le parti e in modo pieno, si possa discutere della proposta di Buono firmata con Durante e me di un coordinamento politico più forte. Coordinamento che dovrebbe decidere le eventuali alleanze per le regionali, Fanelli? Ma io credo che lo dobbiamo decidere tutti quanti insieme. Ovviamente penso che ai molisani interessi di più capire quali sono le scelte di lavoro e programmatiche che pensiamo per far restare i giovani.
E dico un'altra cosa su questo, che cosa pensiamo del mondo del lavoro? Ho appena finito una discussione con gli operai della GAM che non hanno il rinnovo dell'area di crisi complessa e che non hanno avuto il decreto d'attuazione. Chiederò all'Otito e a CESA di tenere l'impegno che abbiamo avuto in campagna elettorale. Credo che ovviamente il tema del posto è un tema cruciale, credo che il tema delle infrastrutture, dell'innovazione, del futuro, dello sviluppo del lavoro, delle partite IVA, su questo il PD deve dire la propria in modo chiaro e di contribuire. Vedo i giovani che anche in Molise, come Brando Bonifei a livello nazionale, come hanno fatto in Emilia-Romagna da qualche giorno, rilanciano la voglia di essere protagonisti. In Molise lo faranno il 12 di novembre, sabato 12 di novembre a Campobasso. Mi sembrano siano tutte iniziative che rafforzino l'azione politica del PD. Decidiamolo tutto insieme. Le iniziative sulle alleanze vengono dopo le scelte programmatiche, l'apertura al mondo esterno, l'apertura ai giovani. In fondo a tutto poi c'è l'alchimia delle alleanze. Io ribalterei l'ordine di priorità. Parliamo col mondo esterno, diamo spazio al mondo esterno, diamoci le priorità programmatiche. In fondo, in modo coerente si stabilirà anche la piattaforma programmatica. In questo modo il PD credo che torni a dettare la linea. Grazie Fanelli per il suo tempo, ringrazio il capogruppo del PD in Consiglio regionale e restituisco la linea al telegiornale.